a tutti, popolo del tubo, come state? Buongiorno, buon primo marzo ragazzi, sentite questo odorino di primavera, andiamo a vedere con il vostro Bimello 81 Mod News le mod che sono uscite ultimamente nel mondo, diciamo, di farming. E iniziamo ovviamente come sempre dal mod hub ufficiale e iniziamo con le console. Allora ragazzi, devo dire che questa settimana è stata abbastanza fruttuosa su console, non ci possiamo lamentare. Certo, finché i signori Giants non rilasceranno gli script che servono ai modder, sempre quello vedremo. Imballatrici, carri e pesi. Non credo che vedremo di più, però vabbè. Iniziamo ragazzi, la cosa positiva è che questa Massey Ferguson 2270 XD non è una mod del 17 riportata sul 19, ma è un mezzo nuovo. Quindi questo ci fa capire che la Giants sta anche lavorando ad attrezzi nuovi, chissà, magari anche trattori nuovi, quindi sicuramente in futuro questo ci fa ben sperare di vedere nuovi attrezzi su farming, nuovi trattori durante l'anno, quindi sono ottimista. Poi c'è la Kun VB2190, comunque queste due sono due ottime imballatrici. Per la serie mod inutili ci abbiamo sempre le forche per balle, forche in silato, le benne, e poi qualcuno si lamentava che non c'erano né i muri né le staccionate su console. Adesso sono uscite, come vedete abbiamo un muro posizionabile e una staccionata posizionabile che è molto utile, tra l'altro io lo sto usando su PC, sono anche molto carine. Poi abbiamo questo Agromatax, uno span di fertilizzante, non è che a me mi faccia impazzire più di tanto, poi a vederlo non me vorrei sbagliare ma mi sembra pure rallato, per carità Robbimello è contro le ralle. La ralla, si dice la ralla, no? Sembra una canzone romana, ralla, però è così. Poi c'è un laghetto posizionabile, quando voi lo mettete in gioco, questi sono tre laghetti, uno più piccolo, uno più grande e uno grandissimo. Fanno sempre comodo, diciamo, nella cosina, insomma. Poi c'è la Mercury Farm, ragazzi, un'altra mappa. Io sono sempre dell'idea che sto aspettando la Old Stream, quindi sarà che io sto guardando le mappe con la voglia della Old Stream e questo mi porta a essere un po' deluso da qualsiasi mappa esca. Ma io sinceramente, se volete poi adesso ci farò anche un test mod, ma non è che sono impazzito per questa Mercury Farm, anche perché c'ha mezze texture del 17, anzi più di mezze. Non mi ha fatto impazzire, non mi fa impazzire. Oh, la Durante Pack, ragazzi. La Durante Pack, scusate che ho sbagliato pagina. La Durante Pack, ragazzi, vi ho fatto il test mod, ve lo lascio qua nella i, nel box informativo. Se vi interessa andatevelo a vedere. È un pacco di carri, come potete ben vedere. Ce ne sono uno per la legna, due per le balle e tre per le colture, i cereali e cose varie. Quindi è un bel pack e sono autoload. Il problema è che caricano, perlomeno io li ho testati su console, caricano ma non scaricano a terra, quindi sì, sono autoload ma autoscarico no, quindi ve le dovete scaricare a mano, però insomma non è che si può volere tutto dalla vita. Ottima mod, bella mod by DD Mod Passion e quindi ve la consiglio. Poi ragazzi, un altro pack di sempre su console, di cancelli mi sembra, cancelli e muri, cancelli, o solo cancelli, adesso non mi ricordo quello che è questo, gate, fence e stone wall, sì, sono cancelli e muri di pietra, ok, perfetto, quindi non l'ho scaricata, questa non l'ho provata, comunque per le vostre farm penso che sia una cosetta molto carina e molto utile a livello ornamentale. Poi abbiamo solite rimesse, una casettina piccolina in Canada per dormire, poi le solite cose per le balle, il Brent Avalanche 1596 che c'era già nel 17, un carro per il grano, per i cereali, e poi la bellissima Amazon Pantera 4502, sono contento di vederla sul 19 perché questa è carina, è molto bellina, mi piace, mi è sempre piaciuta. Un'altra rimessa per il veicolo, un'altra forca per le balle, oddio, le cosine della Forticit, queste ragazze sono del dopoguerra ragazzi, quindi se vi piacciono le trince del dopoguerra, sappiate che le Forticit sono uscite, ma mamma mia, non ne sentivo sinceramente molto la necessità. Poi vabbè, è stato aggiornato il fuel tank e c'è un pesino che si mette dietro la Kron, ragazzi. Vedete, dietro la Kron, la trincia della Kron, adesso voi ci potete attaccare sto pesino qua, né più
nemmeno pure questo, ragazzi, più a scopo ornamentale. Ok, abbiamo finito, credo, con il Modab ufficiale. Andiamo su Modab OS, quindi finiamo con le console, andiamo su PC. No, aspetta, non andiamo su Modab OS, rimaniamo sempre sul Modab, ma ufficiale, ma andiamo su PC. Ovviamente, scusate ragazzi, il sito purtroppo a volte sbarella un po', e quindi vi toglie qualche mod che magari ci sta su console, quindi scusate se faccio qualche mancanza, ma la colpa è del sito, non voglio far scarica barile. Non so se nella scorsa puntata l'avevo detto, ma è uscita anche per console il pack della Rost, il Mash, ci ho fatto anche il test mod, lo vedrete, lo vedete insomma. Che cosa hanno gli amici del PC più delle console sul Modab ufficiale? Ma ragazzi, io non vedo cose in più, diciamo, c'è questo BVT Rex dell'Agrotechnic, che praticamente è un erpice, eccolo qua, un erpice da 5,5 metri, non è che mancano insomma gli erpici nel gioco, anzi, quindi ci si può stare anche senza. La mappa Giants Island 2019, che questa qui è da Farming Simulator 9, so 10 anni che ci portiamo dietro sta mappa, quindi ragazzi, voglio dire, non è che, amici della console, dovete invidiare più di tanto su sto punto di vista. E poi quest'anno devo dire che a parte la class sono molto simili le mod, e poi in più c'è questo Joskin modulo 2, che praticamente è lo stesso del gioco, solo che è in varie configurazioni, cioè invece di scriverci Joskin modulo c'è anche in versione Garant, in versione Staple, e basta, altre due cose in più insomma, Joskin, Garant e Staple, c'è qualche configurazione in più, ma ripeto, possiamo tranquillamente vivere lo stesso. Poi dicevo, lasciamo il Modab ufficiale, andiamo su Modab US, insomma andiamo in generale. Allora ragazzi, su Modab US io vi segnalo questa mod qua, che si chiama Animal Species. Praticamente questa mod che cosa va a fare? Va a fare che non più tutti gli animali che compriamo sono identici e cambia solo il colore, ma fa cambiare anche la funzionalità dell'animale. Ad esempio, per quanto riguarda i cavalli, come vedete ci sono cavalli di vari prezzi quando voi mettete questa mod. Ogni cavallo costa tanto, consuma il triplo, è più difficile da galoppare, diciamo, ogni cavallo è più difficile da galoppare, alcuni siete costretti ad andarli a comprare con il carro, non li potete comprare direttamente dalla stalla, dipende dalla razza. Più il cavallo costa, guardate questo nero ad esempio quanto costa, più il cavallo costa, più è di razza e più ci guadagnate. E ovviamente sto cavallo qua ad esempio, che costa 275.000 euro, vi consuma tantissimo a livello di paglia, di fieno, d'avena, è come se fossero 50 cavalli, infatti vedete c'è scritto per 50, per 50 significa che mangia come 50, questo è il consumo, ma vale anche come 50, quindi quando lo andate a vendere sono una marea di soldi ragazzi, quindi come potete vedere questa mod qua è utile se voi non avete voglia di sta allevare 200.000 cavalli, non volete mettere l'aiutante, magari vi comprate un cavallo solo, ve l'allenate durante il giorno, ve magna come 50, ma poi i soldi vi rientrano come 50. Ad esempio questo, il primo vale per 10, questo per 5, questo per 100, questo dove non c'è scritto niente è quello standard, quindi avete anche la possibilità di fare comunque un allevamento standard. Quello nero pare per 250 cavalli, questo per 2, questo per 25, quindi non è male, diciamo va a simulare le varie razze, c'è il cavallo che non è de razza, quello che costa poco, l'asino praticamente, e poi c'è lo stallone super potente, capito? Lo stesso si applica alle mucche, come potete vedere c'è la mucca normale, la mucca è quella marrone e bianca che vale per mangia per 2, e produce, ogni mucca ha la produzione di letame e latte modificata, ad esempio questa qua produce per 2, vedete x2, manure più 2,5, quindi produce letame come 2,5 mucche, latte meno 1,5, quindi questa mucca qua è ottima se volete il concime.
ok, potete simulare che fate delle mucche da carne, ok, il latte non ci dovrebbe essere, però vabbè, diciamo, se vi servono mucche da letame fate, comprate queste, oppure questa nera che fa meno letame, meno 1,5, ma fa più latte, 2,5, quindi diciamo la razza nera qua simulano che è del latte. Quella bianca e nera vale per 5, cioè mangia per 5 mucche, consuma per 5, ma vi produce più 6,5 di concime e meno 4 di latte, eccetera eccetera. Ormai ragazzi vi ho fatto capire come funziona. Quando non c'è scritto più o meno la produzione, significa che semplicemente che valgono per 10, per 50 o per 100. Ok? Poi lo stesso si applica ai polletti, alle pecorine, ai maiali. Le pecorine c'è quella che vale per 5, per 10 e per 100. Lo stesso si applica ai porceddu per 10, per 100, per 5, eccetera, eccetera. Ok? Questa si chiama Animal Species. Spero di avervi fatto, vi ho fatto un piccolo test mod all'interno del mod news, ragazzi, più di questo che volete di più. Quindi adesso mi tocca andare veloce perché abbiamo perso anche troppo tempo, e per quelli che stanno giocando le mappe con carote e cipolle, dove magari non vi danno il pack di mezzi, vi segnalo questo mezzo qui di pack che serve appunto per raccogliere le cipolle e le patate, tipo nella mappa come la Sudermen. Siccome adesso nelle mappe praticamente che ci sono multifrutte, quasi tutte hanno le carote e cipolle, queste potrebbero tornarvi utile. Contiene la roba Panther 2, la roba Tiger 6XL, quindi ve possono comunque essere utili. Poi vi segnalo questa moddina Big Chicken Cop, questo ragazzi lo troviamo nelle mappe del 17, è un diciamo un posizionabile che contiene una marea di polletti dove potete venire a caricare una marea di uova. Quindi questa è una vera e propria fabbrica di produzione uova, quindi mi raccomando ragazzi, scaricatela se vi piace fare la produzione uova, perché è carina. Fino a 500 polletti Big Chicken Coop. Poi ragazzi, io non so se questa è una mod italiana o meno, ma io, a me sembra una reskin, pure non fatta nemmeno tanto bene, mi sembra più una reskin di quella che c'è già nel gioco, se non mi sbaglio. Comunque fatemi sapere, c'ha pure due stellette, quindi non mi sembra granché. Comunque si chiama Unigreen Visini, vedete, hanno riskinnato un po' questa botte qua. Sicuramente tra di voi ci saranno tanti agricoltori italiani che sapranno dirmi che questa è una minchiata, che è fatta male o meno, però io a vederla non è che mi sembra tanto, boh, mi sembra più reskinnata, una cosa strana. Comunque vabbè, non so se è italiana o meno, raga, fatemelo sapere, perché ho bisogno del vostro aiuto in questo caso. Non so se sto facendo, diciamo, una figuraccia, se è veramente questa, non lo so, fatemelo sapere nei commenti. Comunque io ve la segnalo, ambasciatore non porta pena, Mutab US Visini Shuttle 1.0. poi ragazzi, vi segnalo l'agromeccanica 3500 V1, eccola qua, questa c'era anche nel 17, è una botte, insomma, per spandere il diserbo e il fertilizzante liquido. Non che ne avevamo bisogno, ma questo c'è, e questo vi dico, c'è la versione grigia, la versione gialla e questa qua, insomma. E poi per finire ragazzi vi segnalo, grazie al mio amico Chris Snake che me l'ha segnalata, questo pascolo di mucche. Guardate che figata, praticamente è un pascolo di mucche posizionabile per chi non vuole mettere le proprie mucchette in una stalla chiusa. Quindi c'è questo bel pascolo, qua giù c'è il letame, qui c'è il liquame, qui ricaricate il latte, qua dentro ci sono le mangiatoie, eccole qua ragazzi. È carino, non è affatto male, vedete dall'alto come si posizionano, carino, dai, non è male, è un pascoletto un po' come quello che c'era sull'Off Bergman, no ragazzi, ve lo ricordate, mettete là, vedete in mezzo qua ci mettete l'acqua, qua ci mettete il cibo della mangiatoia, così insomma, una cosetta alternativa, se vi piace la cosa, insomma. Plausible Open Range Cov Pasture si chiama, ragazzi, se potete andarlo a scaricare. Raga, mamma mia, abbiamo finito, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di tutte queste mod, se voi state giocando qualcuna di queste mod, lasciate il vostro feedback in descrizione delle varie mod che state provando, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella così state sempre
aggiornati sulle novità del canale, comprese le live. In descrizione tutti i miei social, il link Discord, ragazzi, adesso Discord è aperto a tutti, il link per fare una piccola donazione al canale, che ce n'è sempre bisogno, ragazzi, se potete, se vi va. Il link per comprare i giochini scontati su Instant Gaming, e dateci uno sguardo perché ci sono bellissime offerte, e tutti i miei social, ragazzi, per richieste d'aiuto, nel senso, Robby, c'ho questo problema, che può essere, se io posso vi aiuto. Non fatemi richieste di venire nei vostri disco, nei vostri server, di giocare insieme, ragazzi, perché tanto è no, non c'ho tempo. Detto questo, ragazzi, un bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!